AirTech Maggot and Pellet Feeder. Guardate, questo qui è un pastoratore indispensabile per chi vuole pescare nei laghetti le carpe o i carassi, soprattutto nei periodi estivi, dove le carpe hanno una grandissima attività. Ma ciononostante tutto, si può essere utilizzato anche con grandissimo successo dentro i fiumi. Perché? Questo qui è un pastoratore inline, ossia il filo passa al suo interno. Una piccola perlina, un piccolo salvanodo, può essere posizionato in fondo e con una back clip, cioè uno sgancio rapido, si può collegare il nostro finale, che è abbastanza corto e deve essere sempre abbastanza corto, e lo si può a volte mettere all'interno del pasturatore. Vedete, questo pastoratore qui ha una linea completamente differente dal consueto, abbastanza lungo, molto sottile, piombo fuso incastrato direttamente dentro alla plastica, e tanti microfori sia nella parte frontale che nella parte laterale. Questo perché l'acqua entra velocemente all'interno del pastoratore e di conseguenza i nostri eschi, i nostri brigatini, il nostro pellet o pastura usciranno, creando intorno al pastoratore stesso una zona di richiamo dei pesci, per cui il nostro rig, che sarà posizionato dove le esche sono fuoriuscite, il pesce sarà ingannato piacevolmente. Pensate che con questo pastoratore qui si vanno a ingannare dei cavedani veramente molto sospettosi e molto grandi. Io ho preso dei cavedani oltre 2 kg con questo pastoratore qui, e nello stesso tempo prendo carpe, carassi, barbi, qualsiasi pesce, perché naturalmente dove c'è la pastura c'è il mio ame. Viene distribuito in pratica confezione da 2 pezzi in 2 misure, M ed L, da grammature che partono dai 20 grammi fino a 40 nella versione M e da 30 grammi fino a 50 nella versione L. AirTech Maggot and Pellet Method Feeder. Provatelo e mi direte.